don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love.
streets. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You placed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy.
Gentili amici, amici e amiche sportive, benvenuti in diretta con le partite del Porto Sant'Elpidio Basket. Si torna a disputare una gara ufficiale in casa, in via del tutto eccezionale a causa della momentanea indisponibilità del Palace di via Ungheria. Si scende in campo nella palestra di via Pesaro in zona Faleriense. Per gli appassionati elpidiensi della palla a spicchio, un impianto questo decisamente familiare. Teatro infatti negli anni delle gare di campionati minori, delle categorie giovanili, della femminile, in realtà la cosiddetta prima squadra, quella che da ormai quasi 70 anni rappresenta la massima espressione del basket maschile di Porto Sant'Elpidio, ha già avuto questa palestra come propria casa, e precisamente fra il 1976 ed il 1983. Pertanto un ritorno, osiamo dire, romantico dopo ben 38 anni in un piccolo impianto che in quegli anni fu teatro di sfide memorabili. Con il sodalizio elpidiense passato attraverso un'esaltante ascesa dalla promozione fino alla vecchia C2, chiusa appunto nella stagione 1982-83 con un onorevolissimo quinto posto. Facciamo alcuni nomi: Pallotti, Bolognesi, Ciribeni, Cannoni, Catini, Maccarone, Montolmo, Orsini, Putignano, Condamatteo, Orsettani, Saccuti, Serafini, Sponsor Ottini, presidente Monterubianesi, allenatore Gianni Reali. Nomi che per i più giovani non diranno granché, ma che per i tifosi biancazzurri con qualche anno in più sulle spalle provocheranno più di un sussulto, perché abbiamo proprio elencato i protagonisti di quell'ultima annata disputata qui in via Pesaro, come guidati da un magico filo conduttore, da partire da quei nomi citati poc'anzi, rievocati soprattutto grazie alla memoria storica di Giuseppe Catani, cui va il nostro ringraziamento. Vi andiamo invece a raccontare l'avventura dei nostri ragazzi di oggi impegnati nella seconda giornata della Coppa del Centenario, categoria C Silver, tra l'altro, tanto per aggiungere un ulteriore senso di continuità storica, curiosamente lo stesso identico livello di 38 anni fa. Avversario di turno della compagine biancoazzurra, la formazione umbra del basket Gualdo, entrambe le compagini reduci da due vittorie. Debutto in casa per i ragazzi di coach Cappella, tutto è pronto. Dopo aver iniziato con il piede giusto in quel di Umbertide, cercheranno di confermare le buone impressioni d'estate nel primo match, proseguendo nel cammino ben delineato già alla vigilia di questa competizione, ossia mantenere allenati il ritmo partita ai senior e cogliere l'occasione per dare fiducia e minutaggio ai più giovani, sempre più scalpitanti e desiderosi di fare esperienza. Andiamo a leggere le formazioni. Per il Porto Sant'Elpidio Basket, numero 3 Cognini, numero 8 Di Angila, numero 10 Capitano Buffini, numero 13 Fabiani, 14 Raccosta, 15 Stampatori, 22 Sagripanti, 25 Cappella, 26 De Sousa, 32 Palombini. Per gli ospiti, allenati da coach Luca Palego, abbiamo numero 0 Marini, 3 Renato Anelli, 4 Bleder Anelli, 5 Ardenti, 9 De Pretis, 10 Capitano Manci, 11 Moriconi, 12 De Angelis, 13 Biagioli e 33 Spigarelli. Tutto è pronto per la palla 2. Si attende ancora qualche istante. Ricordiamo, come anticipato in precedenza, si tratta del primo impegno casalingo per il Porto Sant'Elpidio Basket, che infrasettimanalmente poi disputerà la terza giornata della Coppa del Centenario in quel di Tolentino, per tornare sabato prossimo qui sempre a via Pesaro a disputare l'incontro casalingo contro Perugia. Ecco, sembra che tutto sia pronto, il direttore di gara danno il segnale di ok. Ecco Pereira e Moriconi, la palla conquistata dal Porto Sant'Elpidio, manovrata ora da Sagripanti, fuori per Di Angilla, questi cerca il consegnato per Cognini, poi ripiega su Nathan, ora Nathan, ottima la difesa del Gualdo, poi Buffini, la penetrazione, sono due punti, primo canestro messo a segno dal capitano, ha risolto una situazione non semplice, subito aggressiva la difesa della formazione umbra in casacca bianco-rossa. Qui c'è un arresto e tiro vincente di Marini per il pareggio. Rimessa già effettuata da Sagripanti per Cognini. Restituisce palla al numero 22 elpidiense. Da Nathan, il consegnato a Cognini. Cognini ancora fuori per Sagripanti, finta il passaggio, poi la partenza, arresto e tiro di Sagripanti a segno, solo rete, 4-2 il punteggio. Percorso netto finora, entrambe le formazioni hanno realizzato i loro tiri, c'è il pressing di Buffini che stava per togliere palla all'avversario.
però la manovra per vie perimetrali del Gualdo, viene ravvisato un fallo. Fallo in attacco per il Gualdo e dunque rimessa in gioco effettuata da Sacripanti per Coglini. Boffini, ora Nathan per Cognini, la bomba di Boffini da lontanissimo, fuori bersaglio, riparte formazione ospite, contropiede, poi un errore nel controllo di palla, il recupero di Sacripanti, ancora forza del fidio, la palla lunga di Boffini per Diangilla, da questi a Nathan che sbaglia da sotto, poi spazza, ma palla termina tra le mani dei giocatori ospiti, un'azione convulsa. Punteggio resta invariato sul 4-2, ancora circolazione perimetrale, ecco numero 12 De Angelis che va il tiro dall'arco, lo sbaglia, rimbalzo conquistato dai giocatori di Coach Cappella, lo scambio fra Diangilla e Sacripanti, Sacripanti fuori per Cognini, Cognini abbozza una partenza, poi ripassa Sacripanti, ancora il numero 22, altro arresto e tiro, e ancora segno Sacripanti. 6-2 per i biancoazzurri di casa. Siamo già da quest'altra parte, da Marini a De Pretis. De Pretis tenta la penetrazione, viene fermato fallosamente. Si accusa del fallo Mattia Sacripanti, è il suo primo fallo. Andiamo ora, il possesso è per Gualdo che effettuerà una rimessa da fondo campo. Attenzione, c'è un colpo del giocatore ospite Biagioli. Contatto giudicato involontario da parte dei direttori di gara. Intanto la rimessa ora finisce nelle mani del Porto Sant'Elpidio. Protestano i giocatori ospiti. È stato un contatto fra Diangilla e il giocatore biancorosso. Vediamo, non riusciamo ancora bene a interpretare la lettura degli arbitri. Fine la rimessa per il Gualdo, evidentemente è stato segnalato un'infrazione ai danni della formazione di casa. Dunque lo scarico, ecco De Angelis, il suo tiro è corto, il rimbalzo di Diangilla che parte velocemente, serve Boffini. Passaggio di Boffini sporcato con un piede, rimessa ancora in attacco per la formazione di casa. Ricordiamo 7-21 da giocare nel primo quarto, 6-2 il punteggio a favore della formazione di casa. Sacripanti cerca di sfruttare il blocco di Nathan. Ancora Sacripanti, serve fuori Diangilla. Diangilla la partenza di sinistro, scarico fuori per Sacripanti dall'arco. Tiro è corto, rimbalzo controllato per un attimo da Nathan, poi però gli sfila il possesso Marini e siamo già dall'altra parte con Gualdo, numero 12 De Angelis. Passaggio a Marini, il palleggio di Marini. Ancora circolazione perimetrale del Gualdo. Cerca l'uno contro uno De Angelis, poi scarica al numero 11 Moriconi. Suo tiro però è fuori bersaglio. Cognini intanto è stato a Sacripanti, da questi a Nathan, ancora Sacripanti. Sacripanti scarica fuori per Cognini. Arresto e tiro di Cognini, corto. Rimbalzo per Gualdo che riparte. Arresto e tiro in acrobazia da parte di Marini, molto sbilanciato, non riesce a trovare la via del canestro. Siamo già da quest'altra parte, il contropiede di Sacripanti, fuori per Cognini. Nathan, persa l'opportunità del contropiede, comunque decide di effettuare un'azione ragionata. Il Porto Sant'Elpidio con Boffini, ancora per Sacripanti, la penetrazione, lo scarico per Nathan, che invece di tirare cercava di fornire un assist a Diangilla, subisce comunque un fallo. Rimessa dal fondo per Porto Sant'Elpidio, se ne incarica Capitan Boffini.
palla lunga per Nathan che serve Sagripanti. Marcatissimo Boffini, poi spara una tripla da lontanissimo che stava per scadere il tempo utile per andare al tiro, poi si lotta al rimbalzo, grappolo di uomini, qualche acciacco ma nessun infortunio serio, assolutamente uno scontro di gioco. Dunque si riprende con una rimessa a beneficio del basket Gualdo. Con il numero 12 Simone De Angelis, questi a Marini, ancora per De Angelis, Manci, era lui nell'azione precedente ad aver subito un contatto, ha servito De Pretis, De Angelis, uno contro uno di De Angelis, ferma il palleggio, serve De Pretis che è costretto a tirare dall'arco, un tiro affrettato che non trova neanche il ferro, palla termina fuori, buona qui l'azione difensiva dei biancoazzurri. Sagripanti riparte in palleggio, palla sotto per Di Angilla, il movimento perno di Angilla che appoggia a tabellone e trova un bel canestro perfettamente imbeccato da Sagripanti, 8-2 più 6 per i padroni di casa. Manci ancora per Marini, la penetrazione di Marini, lo scarico per De Pretis che non controlla il pallone, palla che termina fuori e ci sarà ancora rimessa per Porto Sant'Elpidio, coglie l'occasione per chiamare il time out il coach ospite. 4:57 al termine del primo quarto, il punteggio è di 8-2 per Porto Sant'Elpidio. Eccoci pronti, esaurito il primo time out dell'incontro, come detto si riprende con una rimessa in zona difensiva per Porto Sant'Elpidio, pressing alto per Gualdo, aiutato Boffini, aiutato l'azione, riuscendo a servire senza problemi Cognigni, ecco l'azione d'attacco del Porto Sant'Elpidio con Filippo Cognigni, la play ex Cittanova, serve Sagripanti, lo scarico per Di Angilla, il passaggio dietro la schiena per Nathan che va a concludere ma subisce il fallo. Bella anche questa azione. In questo caso ci saranno presumibilmente due tiri liberi per il giovane centro classe 2000 di origine brasiliana. Secondo fallo per il suo diretto marcatore. Terzo fallo di squadra per Gualdo. Ecco il primo tentativo per Nathan De Sousa Pereira, a segno. E 2-2, più 8, 10-2 per Porto Sant'Elpidio. Marini, playmaker ospite pressato forte da Cognigni, riesce a trovare uno scarico per De Pretis, difesa forte di Di Angilla, la Manci ancora per Marini, ottimo il passaggio per Manci che subisce il fallo di Sagripanti. Secondo fallo personale per Sagripanti, prontamente richiamato in panchina, coach Cappella, entra con il numero 25 al suo posto per Mattia Cappella, cambio anche nelle file del Gualdo, fuori De Pretis. E dentro, se non andiamo errati, Hanelli,
Intanto mette a segno il primo tiro libero il capitano Simone Manci, classe 1992. 2 su 2 per lui e quarto punto di squadra per Gualdo. Ti confermiamo, è entrato Bleda Ranelli. Cognigni per Cappella, primo pallone toccato da Mattia. Di Angilla per Cognigni, sotto proprio per Cappella. Si la gioca Cappella, spalle a canestro, si gira, il tiro è corto. Rimbalzo conquistato dal numero 11 Moriconi. De Angelis trova Anelli, il palleggio di Anelli, Moriconi finta il tiro, poi da sotto se la gioca uno contro uno De Angelis, c'è un tocco da parte di Cappella, allunga la mano, credo abbia commesso un fallo un po' ingenuo, in ogni caso rimessa dal fondo per il basket Gualdo. 3 falli di squadra a testa, vediamo il punteggio. 14-4, attenzione, arresto e tiro a tabella, vincente per il numero 00 Marini. Di Angilla. Cognigni. E c'è un errore, un palleggio della parte del playmaker Elpidiense con palla che termina nella metà campo opposta, palla persa. Ancora palla in questo caso a favore degli ospiti. Chiama lo schema Bleda Ranelli. Se Boffini si chiude il passaggio per De Angelis. C'è un fischio arbitrale, segnalato un fallo in difesa lontano dalla palla da parte di Cognigni. Quarto fallo di squadra. E se ne va in lunetta. Anzi, è il quinto fallo di squadra, quindi bonus e automaticamente 2 tiri liberi per Marini. Segno il primo. Assegno anche il secondo. Punteggio ora è di 11-8. A rosicchiare qualcosina la formazione ospite, assolutamente in partita, ottima la difesa, poi c'è un po' di confusione, Boffini cerca di rimettere in area un pallone alla cieca, la sfera termina fuori, altra rimessa per Gualdo, eccoci qua con Moriconi, Manci, arresto e tiro lungo, va al rimbalzo De Angelis che tocca la palla, non riesce a controllare però il pallone, consegnando di fatto la rimessa alla formazione di casa. Rimessa già effettuata da Cappella per Cognigni, chiama lo schema il play ex Civitanova. Boffini per Di Angilla. Di Angilla il consegnato per Cognigni, Cognigni ancora per Di Angilla, ma è sveltissimo Marini, ruba palla, si invola in contropiede, lo scarico per Bleda Ranelli che non riesce a controllare un pallone invitante, in questo caso buon per il Porto Sant'Elpidio che recupera un pallone dopo aver gettato all'ortiche l'azione d'attacco. Nel frattempo ingresso in campo per il numero 15 Simone Stampatori nelle fila elpidiensi. La partenza in fila, lo scarico per Stampatori, Stampatori fuori per Cappella, Cappella arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Moriconi. Marini cerca di sfruttare il blocco di Manci, la penetrazione, arresto e tiro, subisce il fallo e segna un bellissimo canestro Marini. Tiro libero aggiuntivo per il frizzante playmaker in casacca biancorossa, classe 2001. Sono dei movimenti sul cubo dei cambi. Cambio tattico del coach Cappella che ha tolto un piccolo Cognigni per inserire Stampatori. Il gioco gravita di più sotto canestro. Sbaglia intanto il tiro libero Marini
e il Porto Sant'Elpidio ora in attacco con Buffini, fuori per Sagripanti, sotto Stampatori, in post, palleggio di Stampatori, cerca di farsi largo, si gira, appoggia a tabellone, subisce il fallo, ottima l'azione del nuovo arrivato, ex Pedaso, subito il fallo di Moriconi, quarto fallo di squadra per la formazione ospite. Tanto un cambio per il Gualdo, vediamo, è entrato per la prima volta Renato Anelli. Sbaglia il primo tiro libero Stampatori. Secondo tentativo per il numero 15. A segno. Il Gualdo che aveva impattato ora ripassa a meno 2. Due punti di vantaggio per la formazione di casa. 1 minuto e 30 dal termine, circolazione perimetrale per il basket Gualdo. Anelli cerca un compagno, lo trova nell'altro Anelli. Renato sporca il pallone, Cappella, poi si lotta. Ancora finta di Anelli, termina il tempo utile per concludere l'azione. Alla fine il tiro di Anelli era anche andato a segno, ma chiaramente suonato la sirena dei 24 secondi. Porto Sant'Elpidio ha rimesso con Di Angilla per Sagripanti. Cappella, Sagripanti. Attenzione, c'è qualche parapiglia in area. Il pitturato, subito fallo Stampatori, il fallo di Moriconi e va in bonus. Due tiri liberi direttamente ancora per Simone Stampatori. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Porta, se non andiamo errati, a 4 i punti di vantaggio. Formazione di casa che ora difende. Palleggio di Anelli, c'è un tocco, palla termina fuori. 15 secondi ancora da giocare e rimessa in zona d'attacco per la squadra umbra. Anelli fuori per De Angelis che calpesta la linea laterale. Passaggio non proprio precisissimo, molto difficile il controllo, dunque altra palla persa. Molte palle perse da una parte e dall'altra. Buffini. Difende forte Manci di lui, penetrazione di Buffini, fuori per Cappella, ci prova da tre punti, la palla è lunga, si lotta a rimbalzo, esce con la palla in mano De Angelis che serve Renato Anelli. Ora per De Angelis, Bleda Ranelli. Poi tenta la tripla Manci, non va. Alla fine il rimbalzo premia Francesco Buffini che parte in palleggio, punta il proprio avversario, viene segnalato un fallo quando mancano 9 secondi e un decimo alla termine del primo quarto. Due tiri liberi per Buffini. Inizio! Solo rete il primo. Secondo tentativo per il capitano. A segno anche questo. Cerca di velocizzare l'azione Gualdo. La penetrazione del numero 3. Renato Anelli stoppato da Buffini, palla però termina fuori, rimessa col Gualdo che ha 3 secondi da giocare, è solo dall'arco il giocatore appena entrato che però sbaglia la conclusione. Si trattava del numero 13 Biagioli. Termina dunque il primo quarto. Punteggio Porto Sant'Elpidio 15, Gualdo 10. We'll be right back.
Eccoci di nuovo in diretta per l'inizio del secondo quarto, sfida che vede opposto del Porto San Pio Basket al Basket Gualdo. Salutiamo il popolo bianco-azzurro che ci segue in diretta e anche i sostenitori ospiti, speriamo siano numerosi. La prima azione d'attacco è per il Gualdo, la penetrazione forzata, la conclusione da parte di Niccolò De Pretis, non trova il canestro, dall'altra parte Boffini dall'arco a segno. Bomba per Francesco Boffini, più 8 per i suoi. Manci, Renato Anelli scarica fuori, un ottimo pallone del fratello, però non trova il canestro. Rimbalzo d'attacco Igualdo che poi perde una palla in un passaggio molto rischioso, recupera Di Angilla. Sagripanti va da Cappella, Cappella se la gioca a spalla a canestro, si gira, conclusione morbida ed elegante per le classe 2001 di Porto Sant'Elpidio. E 20 a 10 il punteggio a favore degli uomini di coach Cappella. Gran palla sotto qui di Anelli per Manci che appoggia e trova due punti facili facili. Cappella per Stampatori, Boffini, palleggio di Boffini, punta Manci, poi scarica per Sagripanti, la finta di Sagripanti, l'arresto, tiro in sospensione, solo rete, conclusione spettacolare di Mattia Sagripanti. E ancora più 10 per i padroni di casa. Manci a Bleda Ranelli, prova la conclusione a lunga distanza, fuori misura, rimbalzo lungo controllato da Manci, altra conclusione da tre cortissima, recupera palla Mattia Sagripanti, la virata di Sagripanti, penetra e trova sotto Riccardo Di Angilla, solissimo, che appoggia per il più 12, 7.58 da giocare, parziale favorevole alla formazione bianco-azzurra. Manci, Bleda Ranelli, circolazione perimetrale per Gualdo che poi trova una bella penetrazione con De Pretis che appoggia a tabellone ma subisce il fallo, si accusa del fallo Stampatori. C'è movimento in panchina, doppio cambio da una parte e dall'altra, mentre De Pretis, classe 2002, è già pronto dalla lunetta. Siamo rientra De Angelis da quest'altra parte, fuori Sagripanti e Di Angilla, dentro Nathan De Sosa e Cognigni. Ecco il primo tentativo per De Pretis, corto, 0-1, seconda opportunità per il numero 9 in casacca biancorossa, fuori misura anche in questo caso. Rimbalzo controllato la difesa e Boffini che imposta il tema d'attacco, gran palla sotto per Stampatori, ancora fuori per Cappella. Boffini, arresto e tiro da lontanissimo, segna una bomba da distanza siderale subendo anche il fallo di De Pretis. Azione potenzialmente da 4 punti per il numero 10 in casacca bianco-azzurra, che disporrà di un tiro libero aggiuntivo. Con le operazioni di asciugatura del parquet, o meglio del fondo della palestra di via Pesaro. Ed ecco lo zio Boff pronto dalla lunetta e trasforma il gioco da 4 punti. Massimo vantaggio, più 13, 25 a 12 per Porto Sant'Elpidio. De Angelis, c'è un fischio. Forse un problema al tabellone. Infatti il punteggio è stato prontamente corretto, non 25-12, bensì 28-12. Ribadiamo, Porto Sant'Elpidio 28, Gualdo 12, 7-21 al termine del secondo periodo. Si riprende con una rimessa, si
Quindi in carica Mattia Biagioli, Manci, Anelli, ancora Biagioli, ancora Bleda, Anelli, arresto e tiro in faccia a Boffini, la palla si infrange sul ferro, va a rimbalzo Cognigni, poi nel tentativo di superare la metà campo viene contrastato da un avversario, palla che termina fuori, rimessa in ogni caso a beneficio del Porto Sant'Elpidio, effettuata la cappella per Cognigni, palleggio di Cognigni, Boffini, perde palla Boffini, poi la recupera, riesce a servire Stampatori, Cognigni, cappella, viene chiamato un fallo in attacco, credo Stampatori, blocco irregolare di Stampatori, dunque palla che torna nelle mani della compagine umbra, messa di Biagioli che serve il proprio playmaker Marini, altro elemento giovane, classe 2001, De Angelis, gli uomini di maggiore esperienza, palla sotto proprio per De Angelis, se la gioca, riesce a superare Nathan, poi gira, subisce un contatto, tenta una conclusione davvero difficile, trova il ferro, comunque un fallo subito, si muove qualcosa nel cubo dei cambi, rientra Di Angilla nel Porto Sant'Elpidio, fuori Stampatori che ha già accumulato 3 falli. Ecco Simone De Angelis, classe 1986, dalla lunetta, il suo primo tentativo a segno, 13° punto per Gualdo. Ancora De Angelis, va per il 2-2, lo trova. 14 Gualdo, 28 Porto Sant'Elpidio, che supera in questo momento la metà campo, serve poi Nathan Di Angilla che arriva a rimorchio e appoggia col mancino. 2 punti per il 30-14, bella l'azione del Porto Sant'Elpidio che è riuscita a deludere il pressing degli ospiti. E poi c'è un fallo di sfondamento, la penetrazione di Marini che va a sfondare proprio su Riccardo Di Angilla. Grande impatto Di Angilla in questo suo secondo ingresso in campo. 2 punti più un fallo di sfondamento subito. 6-16 da giocare in questo secondo quarto. Più 16 per Porto Sant'Elpidio che ha decisamente cambiato marcia. Sembra tutto sia pronto per la ripresa del gioco effettuata con Cognigni che chiama lo schema. Boffini. Boffini fuori proprio per Nathan. Cognigni. Cappella. Ancora sul perimetro Porto Sant'Elpidio, Boffini cerca l'isolamento, la penetrazione di Boffini che appoggia di destro in sottomano, una conclusione molto bella e toglie le castagne dal fuoco in questo caso, dato che la difesa di Gualdo stava costringendo il padrone di casa a una difficoltosa circolazione fuori dall'arco. Dunque 32 Porto Sant'Elpidio, 14 Gualdo, time out chiamato da coach Luca Paleco, ricordiamo ex giocatore di Fabriano anche in Serie A, più 18, 3 falli di squadra per la formazione locale, 2 per gli ospiti. Esaurito il time out, si riprende una rimessa dalla difesa per Gualdo, numero 13 Biagioli,
pressing alto di Porto Sant'Elpidio, riesce comunque a ricevere palla Bleda Ranelli. Giori, il Manci, palla sotto Marini che si gira e tira a lungo, rimbalzo controllato da Diangilla, pompa il palleggio per Cognigni, Cognigni si arresta, azione ragionata, la palla fuori per Cappella che penetra, poi trova un canestro di pregevolissima fattura, aveva fintato per un attimo il passaggio fuori, poi si è girato sul piede perno, subisce il fallo e segna. Più 20 per Porto Sant'Elpidio, possibilità di incrementare il vantaggio. Situato intanto un cambio in casa Gualdo. È rientrato Moriconi, nel frattempo completa il gioco a 3 punti Mattia Cappella e porta i suoi a più 21. Manci. Qui c'è un fallo sotto canestro da parte di Nathan. Fallo di Nathan su De Angelis, rimessa dal fondo. 5-15 da giocare. È il quarto fallo di squadra in questo secondo periodo per i bianco-azzurri. Rimessa effettuata. Marini, Moriconi, ancora Marini. La partenza di Marini. Da fuori per De Angelis, Moriconi dall'arco, conclusione si spegne sul secondo ferro, rimbalzo di Nathan e apertura per Cognigni che penetra di sinistro, appoggia tabellone, non trova il canestro, rimbalzo d'attacco prezioso di Nathan, poi Buffini sfrutta il blocco di Nathan, ancora la palla di ritorno di Buffini per il lungo numero 26. Palla però che termina fuori, anche, anche in virtù di un fallo. E c'è time out chiamato questa volta da coach Rossano Cappella. 4:44 da giocare. Gran margine di vantaggio, più 21, però occhio alla situazione falli. Perché per quarto fallo di squadra sono comunque alcuni uomini già gravati i falli. Si correggiamo, è già il quinto, quindi bonus. Si riprende dopo la sospensione con due tiri liberi per Marini, Nathan De Souza, terzo fallo personale, assegno il primo tiro dalla lunetta per Marini, va anche il secondo con l'aiuto del ferro, porta i suoi a meno 19, Cognigni serve molto bene, intanto Cappella però perde palla e rimessa già effettuata dalla formazione ospite, posta il tema attacco Marini, serve De Angelis, col perimetro Moriconi sotto per De Angelis, c'è Nathan su di lui, si appoggia De Angelis, bello il movimento del giocatore ospite, sbaglia, poi recupera il rimbalzo quando però la palla ha già varcato la linea di fondo, probabilmente ha calpestato anche la linea di fondo il numero 12 nel casacca bianco-rossa. Dunque qualche discussione tra la panchina ospite e il direttore di gara, in ogni caso rimessa affidata a Cognini che scambia con Cappella, ancora
Filippo Cognini in palleggio. Cappella. Cognini per Boffini. Palla sotto per Nathan che riesce a ricevere, poi la da fuori a Cappella, ancora Boffini, finta il tiro, poi penetra sotto, lo scarico per Nathan che sbaglia, un canestro piuttosto semplice. Il guardo dall'altra parte con Marini che però fallisce il sottomano. Cognini, Boffini, fallo in attacco fischiato a Cognini. Si lamenta il numero 3, il Pidiense, non è d'accordo con questa decisione. No. Inflessibile il direttore di gara che fischia il fallo in attacco. Esce proprio Cognini e rientra Sagripanti. Sbagliata la rimessa da parte di Gualdo. Recupero di Sagripanti che poi fornisce un ottimo assist a Diangilla che sbaglia, dall'altra parte invece non perdona Moriconi. Fasi confuse e vediamo cosa succede. C'è un fallo tecnico fischiato a Mattia Sagripanti, probabilmente per proteste. Sul 35-18 per i padroni di casa arriva questo fallo tecnico, quindi tiro libero a disposizione di Marini e possesso per gli ospiti. Trasforma dalla lunetta Marini, 19° punto per Gualdo. Si correggiano, rimessa in favore del Porto Sant'Elpidio della difesa, ecco Sagripanti. Le finte di Sagripanti, fuori per Cappella, passi in partenza di Mattia Cappella, altra palla persa, momento di leggera confusione per la formazione di casa. Comunque c'è De Angelis da tre, sbaglia, rimbalzo d'attacco per Moriconi, fuori per Manci. Marini finta il tiro, Biagioli, Moriconi ancora Biagioli, tiro piazzato, la palla sputata dal ferro, si lotta a rimbalzo, esce Diangilla, palla in mano, lo scarico per Sagripanti, già da quest'altra parte, e qui c'è un intervento piuttosto duro del numero 13 Biagioli che poi in pratica rimane vittima del suo stesso fallo, si rialza comunque senza problemi, il primo fallo per lui. Rimessa di Cappella per Sagripanti. Sagripanti, la penetrazione, trova Pereira che sbaglia, ancora Sagripanti, fuori per Boffini, piazzato dall'arco, a segno. Bomba importante che spezza un momento in cui l'inerzia era favorevole alla formazione ospite. Marini, fuori per De Angelis da tre punti. Lunga la conclusione, rimbalzo controllato da Boffini, serve Nathan, ancora Diangilla per Cappella, il suo tiro però non va, rimbalzo attacco di Diangilla. Boffini ricomincia scaricando fuori a Sagripanti, la conclusione sbagliata, stavolta rimbalzo è della difesa con Marini che riparte rapido, si arresta e tira, tiro lungo. Fasi molto concitate dell'incontro, non si segna moltissimo. Chiama lo schema Boffini. Qualche contatto di troppo in area, la penetrazione di Boffini va a subire il fallo. Fallo del numero 13 Biagioli, due tiri liberi per Boffini. Nelle file del Gualdo intanto fuori Biagioli. Boffini a segno, il primo tentativo alla lunetta. Uno su due.
palleggio di Marini, De Angelis, Manci anticipato da Di Angilla, palla che termina fuori, rimessa in zona d'attacco con 12 secondi da giocare per la squadra ospite. De Angelis trova Marini, ancora Di Angilla che anticipa Di Angelis, altra rimessa per Gualdi, sono però 6 i secondi per concludere l'azione d'attacco. Si incarica la rimessa il numero 11 Moriconi, De Angelis, palleggio di De Angelis, arresto e tiro con un piede in area, scade il tempo proprio sulla sirena, visione comunque non va a segno. Cappella, Boffini per Cappella, uno contro uno di Cappella che non trova il canestro, bello il rimbalzo d'attacco di Nathan, da Boffini che ricomincia il crossover di Boffini, quello scarico per Di Angilla, da questi a Sagripanti, ancora Di Angilla, la partenza di Riccardo Di Angilla che poi perde palla, palla però sporcata dalla difesa, solamente 2 secondi per andare al tiro, approfitta coach Rossano Cappella per chiamare un time out, 40 secondi e 3 decimi rimanenti prima dell'intervallo lungo con i suoi avanti di 20, 39 a 19. Eccoci in diretta, messa in zona d'attacco, tenterà un tiro velocissimo Porzo Antepidio, Cappella trova il giovane Fabiani che la ridà allo stesso Cappella, non riescono a andare al tiro, tempo utile, gli uomini, il coach Rossano Cappella. Dunque esordio stagionale per il giovane Fabiani. Ricordiamo in campo Gualdo, Renato Anelli che aveva sostituito Biagioli. Ottima la circolazione perimetrale di Gualdo, poi il tiro da tre proprio di Renato Anelli che non va, controlla il rimbalzo di Angilla, protegge la palla e serve Cappella. Palleggio di Cappella, 16 secondi da giocare. Boffini, Moriconi su di lui, blocco di Angilla, l'aiuto di Manci. Palla sotto di Boffini per Di Angilla e 2 punti trovati proprio a fil di sirena. Grande gestione della palla in quest'ultima azione del secondo quarto. Si va all'intervallo lungo con Porto Sant'Elpidio avanti di 22, 41 a 19 e ci prendiamo una pausa.
Just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love.
ricollegati per la seconda parte dell'incontro. Inizia il terzo quarto con possesso Porto Sant'Elpidio, bianco-azzurri in vantaggio 41-19. Vi leggiamo i tabellini dei giocatori di casa: di Angilla 8, Buffini 19, Stampatori 3, Sacripanti 4, Cappella 5, Nathan 2. Palleggio di Buffini, tenta l'assist per Di Angilla, ma c'è l'ottimo recupero da parte di Marini, che però non riesce a trovare i due punti. Ora Sacripanti, Nathan sotto per Di Angilla, spalle a canestro, il movimento di Di Angilla, lo scarico per la corrente Nathan, poi fuori per Buffini, subisce il fallo Buffini da parte del numero 9 De Pretis. Rimessa dal fondo in zona d'attacco per gli uomini di Coach Cappella. È già un cambio nelle file del Gualdo. Esce l'autore del fallo De Pretis, rientra Bleda Ranelli. Rimessa nelle mani di Mattia Sacripanti. Riceve fuori Nathan, poi spinto Buffini, però in maniera regolare. Difesa di Manci, perde palla Porto Sant'Elpidio. Sbilanciato il capitano biancoazzurro, non è riuscito a controllare questo pallone. Rimessa in attacco per Gualdo, già effettuata da Moriconi per Manci, Leda Ranelli, De Angelis, Marini, palleggio di Marini che punta Buffini, poi scarica in angolo per De Angelis. De Angelis cerca di sfruttare gli smatch in Sacripanti, poi opta per il passaggio a Manci, conclusione forzata ma non c'era più tempo. Buona qui l'azione difensiva per la compagine bianco-azzurra. Consegnato di Nathan per Cognini, palla toccata da Marini, rimessa affidata alla playmaker in maglia numero 3. Cambio intanto anche per i padroni di casa, rientra Stampatori al posto di Nathan De Sosa. Cognini per Di Angilla. Di Angilla, spalle a canestro, Di Angilla perde palla, il recupero e poi apertura di Moriconi per Marini. Anelli sotto per Manci, linea di fondo, poi lo scarico fuori per Moriconi. Moriconi cerca De Angelis, anticipo di Di Angilla che sporca il passaggio. Palla out, rimessa in zona d'attacco per gli uomini di Coach Paleco con 11 secondi da giocare, o meglio per terminare l'azione d'attacco. Marini cerca di sfruttarli con un arresto e tiro dei tre punti che non va, il rimbalzo controllato da Buffini, resiste un contrasto aereo con De Angelis. Cognini, Di Angilla, partenza di destro, poi la virata a sinistra, la conclusione. Si spegne sul ferro, rimbalzo di De Angelis. Bleda Ranelli in palleggio. Marini ancora. De Angelis, il movimento in area, scarica fuori per Bleda Ranelli. Tiro da tre punti a segno. Raggiunge quota 22 la squadra di Gualdo. Sacripanti. Stampatori a Cognini, Marini su di lui, difesa forte di De Angelis su Buffini, riceve palla ora il capitano biancoazzurro, imbeccato da Stampatori, arresto e tiro, scarico per Di Angilla, arriva Cognini che cerca di affrettare la conclusione, il tempo stava per scadere, commette in questa circostanza infrazione di passi. Rimessa effettuata da Gualdo, Moriconi per Marini, accelera Marini, scarica proprio a Moriconi, ancora Marini sotto, la conclusione dai 4 metri di De Angelis che trova il canestro. 24esimo punto, 5-0 di parziale in questo terzo periodo per la formazione ospite. Partenza di Buffini, Di Angilla, Sacripanti, anticipato secco Cognini da parte di Marini che va a depositare a canestro per il meno 15. Gualdo sembra rinfrancato dopo l'intervallo lungo, ha iniziato un altro piglio, parziale di 7-0, poi qui c'è però il fallo, difesa molto
dura di Bleda Ranelli su Goffini, il pressing però è falloso, già un cambio fuori Cognigni, dentro Cappella. Sarà proprio Mattia Cappella ad effettuare la rimessa e c'è Sagripanti in posizione di playmaker per Boffini. Manci su di lui, Boffini lo punta, carica poi Stampatori, la penetrazione mancina di Stampatori che appoggia a canestro, la palla però si ferma sul primo ferro, subisce comunque il fallo, avrà due tentativi alla lunetta dal numero 15 bianco-azzurro che proverà a sbloccare la situazione in casa del Pidienza, dato che nei primi 3 minuti e 25 ancora non erano riusciti a mettere a segno nemmeno un canestro. Rompe l'incantesimo Stampatori con il primo tiro libero, si ripete con il secondo, 2 su 2 per lui. Azione d'attacco per Gualdo con Bleda Ranelli, Manci, Marini, cambi di direzione ripetuti di Marini, l'arresto e tiro dalla lunetta a segno, canestro di ottima fattura. Chiama lo schema ora Sagripanti, punteggio 43 a 28, più 15, Porto Sant'Elpidio. Chiude il palleggio Sagripanti per un attimo, alza nettamente l'intensità difensiva la formazione ospite. E poi Marini va a commettere fallo su Sagripanti. Terzo fallo di squadra per Gualdo. Rimessa Sagripanti per Boffini. Palleggio di Boffini, Franco bollato da Bleda Ranelli, la penetrazione di Boffini, cambio di mano, la palla danza sul ferro, poi purtroppo per i colori bianco-azzurri esce Bleda Ranelli col mancino. Ottima qui la difesa di Stampatori, riparte velocissimo Sagripanti, scarica per D'Angillo da questi a Boffini che sbaglia un appoggio piuttosto semplice. Ancora in attacco Gualdo con Marini. Marini scarica in angolo per De Angelis che però calpesta la linea laterale. Palla persa e rimessa già effettuata da Cappella per Sagripanti. Punteggio rimane 43 a 28. Boffini trova Di Angilla sotto canestro, perde per un attimo palla il numero 8. Poi serve Stampatori che trova due punti preziosi. Ottimo l'apporto di Stampatori. Manci va sotto a cercare Moriconi. L'anticipo però c'è il fallo. Intervento falloso, credo sia stato Di Angilla a commettere fallo, così è. Il primo fallo per Di Angilla, anche il primo di squadra del Porto Sant'Elpidio in questo terzo periodo. Rimessa in zona d'attacco per Gualdo con Capitan Manci. De Angelis. Palleggio di De Angelis, se la gioca con Di Angilla, la conclusione rovesciata, neanche il tapin trova il canestro, dunque opportunità di contropiede, forza del tiro con Sagripanti, palla sporcata, recuperata da Gualdo. Bleda Ranelli, arresto e tiro da tre punti a segno. Ha avuto il tempo di piazzarsi e caricare la bomba del meno 15. Sagripanti per Boffini. Boffini subisce il fallo di De Angelis sulla partenza di sinistro. E ci saranno due tiri liberi. Bonus. Quinto fallo di squadra per Gualdo. Segno il primo per Boffini. Due su due
47 a 31. Azione d'attacco di Ubaldo con De Angelis, Anelli, Manci. C'è poi un contatto in area, cade pesantemente a terra Marini. Ma come fallo? Il fallo viene comminato a Riccardo Di Angela, secondo fallo consecutivo per l'ex Sutor. Rimessa dal fondo nelle mani di De Angelis, Anelli, Marini. Palla sotto per Manci, Stampatori su di lui, recupero da parte di Stampatori in collaborazione con Cappella, Buffini, arresto e tiro da tre punti, poi opta per l'assist di Angilla che non riesce a controllare la sfera. Rimessa dal fondo per Gualdo, 4-0-1 da giocare. Questo terzo periodo, Marini chiama lo schema, De Angelis dall'arco. Moriconi, circolazione perimetrale per Gualdo, se la gioca in post De Angelis, bello il movimento, poi lo scarico fuori per Marini, ancora fuori per lo stesso De Angelis da tre punti, rimbalzo controllato da Cappella, Stampatori, Sagripanti, Sagripanti per Cappella, Mattia serve Buffini. Buffini, il tiro da tre punti da lontanissimo, va sul ferro, si infrange sul ferro questa conclusione del capitano. Dall'altra parte è lo stesso Buffini a commettere fallo su Bleda Ranelli che andava in penetrazione, contatto avvenuto mentre la guardia in casacca biancorossa stava effettuando una virata. Si incarica della rimessa De Angelis. Manci, Marini. Ancora per Anelli, per Sagripanti su di lui, il blocco di Manci, il tiro di Anelli è fuori misura, rimbalzo controllato da Sagripanti. Rientrato in campo Cognigni. Cappella. Cappella uno contro uno, De Angelis, arresto e tiro, sbaglia. Marini. Esce dai blocchi Anelli, non c'è la difesa forte di Sagripanti su lui, riceve De Angelis per Moriconi. Moriconi, l'arresto e tiro da tre punti, lungo Di Angilla. Rimbalzo ed apertura già da quest'altra parte per Sagripanti, ancora sotto per Di Angilla. Di Angilla si gira lungo la linea di fondo, grande conclusione carpiata di destro da parte di Riccardo. E con questi due punti il Porto Sant'Elpidio si porta sul più 18, 2:15 da giocare. Viene chiamato time out, la formazione ospite. Gualdo in attacco, Marini per Anelli, Cappella su di lui, De Angelis, qua
palleggio di Marini, mismatch con Nathan Marini, l'arresto e tiro da tre punti, trova una bomba con l'aiuto del tabellone, riporta i suoi a meno 15, Sagripanti per Cappella. Nathan anticipato da De Angelis, poi recupera, ecco Sagripanti. Ancora Nathan, stavolta anticipato secco da parte di Marini, che va a concludere con contropiede, dando buoni frutti la pressione difensiva di Gualdo. Meno 13 ora per gli uomini di coach Paleco. Uno contro uno in post, raddoppiato Cappella, serve Stampatori che perde per un attimo la palla, la recupera. Si gira il movimento di Stampatori che trova un gran canestro appoggiando a tabellone, gran movimento con il piede perno per Simone Stampatori, decisamente in palla. Marini, Anelli, fende forte su di lui Mattia Cappella, Anelli va sotto da De Angelis, uno contro uno con Nathan, il raddoppio di Stampatori, non va a segno De Angelis, poi rimbalzo in attacco di Manci che sbaglia nella contesa a rimbalzo, subisce fallo Nathan proprio da Manci. Sei in bonus, per cui due tiri liberi. Invitiamo i sostenitori biancoazzurri a seguire i social del Porto Sant'Elpidio Basket. Ci potete trovare su Facebook e su Instagram. Ecco Nathan De Sousa Pereira in lunetta con il primo tentativo che va lungo. Seconda opportunità per il classe 2000. Sbaglia anche il secondo, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Sagripanti. Stampatori, ancora per Sagripanti, arresto e tiro di Mattia, palla sul ferro, rimbalzo di De Angelis, Anelli, che mentre imposta il tema d'attacco la formazione ospite viene fischiato un tecnico alla panchina di Gualdo. Carica del tiro libero Mattia Cappella che sbaglia, resta inchiodato il punteggio sul 51-36, più 15 Porto Sant'Elpidio, 23 secondi e 5 decimi alla termine del terzo periodo. Entra per questo finale il giovane Fabiani, numero 13, in fila il Pidienzi, De Angelis, Anelli, ancora il palleggio di Anelli, la difesa di Cappella, bella la penetrazione del numero 4 in casacca biancorossa che subisce il fallo, non trova per poco il canestro, conclusione Mancina, due tiri liberi in ogni caso per il giocatore ospite. Fa ingresso intanto la prima volta in campo Spigarelli a 13-6 dalla termine terzo quarto in sostituzione di De Angelis. Il primo libero di Anelli non va. Segna il secondo, 1-2, la rimessa di Nathan per Cappella, 12 secondi da giocare. Cappella pressato, chiude il palleggio e perde palla, il recupero proprio di Spigarelli, poi ancora Stampatori, Cappella, il tiro da tre sulla sirena, si spegne sul ferro. Punteggio finale di questo terzo quarto vede la Porto Sant'Elpidio condurre per 51-37. Parziale favorevole a Gualdo che ha segnato 18 punti in questo terzo periodo a fronte dei 10 della formazione di casa. Mm-hmm.
per l'ultimo e decisivo periodo di questa sfida fra Porto Sant'Elpidio Basket e Basket Gualdo. Possesso ospite, penetrazione di Anelli, lo scarico per Moriconi che non riesce a controllare il passaggio. Stampatori per Cognini, supera la linea centrale del campo il playmaker in casacca bianco-azzurra. Passaggio consegnato per Buffini. Cappella. Ferma il palleggio Cappella, trova Buffini, la finta di Buffini, arresto e tiro da due, lungo, rimbalzo, catturato da Moriconi. Renato Anelli, Manci, penetrazione del numero 13 di Agioli, che poi però perde palla dall'altra parte, subisce il fallo in penetrazione Buffini, fallo del numero 11 Moriconi. Hanno due tiri liberi per Francesco Buffini. Terzo fallo per Moriconi. Assegno Buffini. Sbaglia invece il secondo. Più 15 Porto Sant'Elpidio. Manci, Anelli, mezza idea di tirare, poi si arresta, raddoppiato, la palla fuori per Viaggioli, arresto e tiro da tre punti, sbagliato, rimbalzo ancora catturato da Leda Ranelli, se la gioca con Nathan, poi ci ripensa, va fuori, trova Moriconi, tra Renato Anelli contro Buffini, lancia via la palla, rimbalzo di Stampatori, contatti a ripetizione, lascia giocare l'arbitro, vediamo cosa succede, palla 2, il possesso premia la formazione di casa, freccia indica rimessa a Porto Sant'Elpidio, sale la cifra agonistica dell'incontro. Rimessa nelle mani di Mattia Cappella, pressato forte Cognini, riesce comunque a ricevere palla, poi il passaggio per Buffini intercettato da Renato Anelli, Manci, De Pretis, penetrazione di De Pretis, cambio di passo, appoggio sembrava comodo però trova solamente il ferro, rimbalzo di Nathan per Buffini, poi cade il capitano, tutto regolare secondo gli arbitri. Passaggio poi qui per Manci che non riesce a controllare la palla. Molta confusione, rimessa ancora a beneficio della formazione biancazzurra. Esce un positivo Stampatori, rientra Riccardo Di Ancilla. È proprio il numero 8 in casacca Lipidiense che andrà a effettuare la rimessa in gioco. Serve Cognini, chiama lo schema Cognini, Cappella, Di Ancilla, in punta Di Ancilla, serve Cognini, la penetrazione Mancina di Cognini, il cambio di mano, gran canestro di Filippo Cognini. De Pretis, Bleda Ranelli, il blocco di Moriconi, poi Manci. Finta il tiro, scarica fuori per De Pretis, De Pretis ancora fuori per Bleda Ranelli. La virata, grande assist per Manci, che viene stoppato da Cappella, c'è ancora Moriconi, appoggia a canestro e segna. Numero 11, un canestro nel traffico. Cappella per Di Ancilla, spalle a canestro, fuori per Buffini, in punta da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Moriconi. 54 Porto Sant'Elpidio, 39 Gualdo che è subito dall'altra parte in attacco con la conclusione affrettata da parte di De Pretis. Rimbalzo di Nathan e palla a Buffini. Attacco di Porto Sant'Elpidio con difesa schierata, gran numero di Buffini che penetra, non trova il canestro. Non fortunatissimo qui il numero 10, poi ci pensa De Pretis a restituire palla ai padroni di casa con un passaggio un po' avventato. Doppio cambio per Gualdo, fuori Bleda Ranelli e Manci, rientrano Marini e De Angelis. Si accorge
comoda in panchina Cappella, che era a Porto Sant'Elpidio, lascia spazio a Mattia Sagripanti, proprio Sagripanti che penetra, punta Renato Nelli, poi scarica fuori a Boffini, Boffini uno contro uno con De Angelis, la penetrazione di Boffini, lo scarico per Nathan, subisce il fallo Boffini. Rimessa dal fondo, se ne va a incaricare lo stesso Boffini. Boffini prova Di Angilla, la passa a Sagripanti. Palleggio di Sagripanti. Pochi secondi per andare al tiro, forza la penetrazione Sagripanti e trova un gran bel canestro con l'aiuto del tabellone. Da Marini a Renato Anelli, l'attacco è Gualdo con De Angelis per Marini, difesa di Sagripanti, Moriconi, De Pretis trova il tiro da tre, non trova neanche il ferro ma c'è il rimbalzo attacco di un indisturbato Renato Anelli che va a segno. Sembra anche leggermente claudicante, comunque due punti per lui, punteggio di 56 Porto Sant'Elpidio, 41 Gualdo. Esaurito il time out, si riprende con rimessa alla difesa per Porto Sant'Elpidio, 6-0-3 da giocare, più 15 Di Angilla, Cappella, Sagripanti, consegna Boffini, cambio difensivo, c'è De Angelis ora su Boffini, palleggio di Boffini, la penetrazione, trova un altro fallo Boffini. Fallo è di Bleda Ranelli ed è il quinto fallo per il numero 4. Il tavolo segnala il quinto fallo, ci sono delle rimostranze da parte della panchina del Gualdo che sostiene sia il quarto e così ha ragione lo staff a protestare, un errore del tavolo, semplice disguido, subito risolto, rimessa. Attacco per Porto Sant'Elpidio con Boffini. Nathan. Sagripanti. Boffini tenta il tiro da tre punti, lo sbaglia. Però ha calpestato la linea laterale. Palla recuperata da Gualdo che deve rimontare 15 lunghezze. 5:38 al termine. Marini. Anelli. Moriconi, ora Marini, copre bene l'area, Porto Sant'Elpidio, costringe De Angelis a un tiro da tre punti che però no, va a segno, solo rete. Meno 12 per Gualdo e azione d'attacco ora Porto Sant'Elpidio che prova un tiro con Boffini, arresto e tiro, contatto, fallo subito, ennesimo fallo subito dal capitano. Se ne andrà in lunetta con due tiri liberi, quarto fallo di squadra, stavolta il quinto fallo c'è, è del numero 9 De Pretis, prontamente sostituito da Mattia Biagioli.
Intanto esce Nathan, rientra Stampatori. Buffini segna il primo. Va ora con il secondo. Ed è 2 su 2 per Corso Netto, per il capitano, più 14 Porto Sant'Elpidio. Marini, palla sotto per De Angelis. De Angelis, il movimento, si gira e tira corto, recupera lui stesso, il rimbalzo, attacco da fuori a Marini, controllo difficoltoso, poi tiro da tre, palla che si spegne sul ferro. Cappella controlla il rimbalzo e serve Buffini, che stavolta non affretta i tempi, tende il blocco di Stampatori, altro cambio difensivo, palla per Stampatori che fa fatica a controllare la sfera ed è l'ultimo a toccare. Secondo il direttore di gara ci sarà rimessa dalla difesa per Gualdo. De Angelis, sempre di Angilla su di lui. Ancora palla sotto per De Angelis che si fa largo, quadruplicato addirittura. Va a trovare un fallo. Fallo è di Angilla. 4 e 25 da giocare. Quarto fallo. Numero 8 in casacca bianco-azzurra. Operazioni di asciugatura del pallone. Ora tutto è pronto per la rimessa d'attacco di Gualdo. Servito De Angelis, tocca la palla di Angilla, non riesce però a far altro che sporcare il passaggio. Ancora rimessa per Gualdo. De Angelis per Bleda Ranelli. La partenza di Bleda Ranelli, scarica a Moriconi, piazzato, la palla sputata fuori dal ferro. C'è lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco viene dato dagli arbitri e Gualdo invece si accusa dell'ultimo tocco proprio Buffini, restituendo sportivamente la palla alla formazione ospite. Messa d'attacco effettuata. Marini, Viaggioli, Moriconi. Moriconi, serve la corrente, Anelli contrastato, riesce a tirare, ma trova solamente il tabellone. Intanto blocco granitico di Stampatori su Buffini, poi Buffini va a commettere fallo in attacco su Viaggioli. Secondo fallo di squadra in questo periodo per Porto Sant'Elpidio, 3:52 termine, 58 a 44. Vediamo se Gualdo riuscirà ad affrettare i tempi e cercare le conclusioni rapide ed efficaci per tentare una disperata rimonta. De Angelis, Marini. Cambio difensivo di Angilla, recupera la palla, l'ultimo tocco di Marini, preziosissimo l'apporto difensivo di Riccardo di Angilla, palla recuperata, rimessa nelle mani di Mattia Sagripanti per Cappella. Ancora Sagripanti, chiama lo schema il numero 22 di Angilla, la penetrazione, poi scarica fuori per Cappella, va con il destro, fuori per Buffini. Buffini si arresta, tira indietreggiando, non va, rimbalzo di Stampatori che appoggia a tabellone, due punti importantissimi per il più 16. Anelli, cambio difensivo su di lui, Anelli punta Stampatori, arresto e tiro da tre punti assolutamente fuori bersaglio. Ora ancora Sagripanti in palleggio, nessun interesse a forzare i ritmi da parte della Porta Sant'Elpidio. 2:50 alla sirena finale, più 16 e palla in mano con Buffini che punta a Manci. Il palleggio di Buffini, poi un passaggio un po' rischioso per Stampatori che si impappina, complice il pressing dei giocatori ospiti, fallo qui di Cappella su Marini.
meritava una penetrazione veloce, il numero 00 in casacca biancorossa trova due tiri liberi nelle file del Gualdo. Esce Pleda Ranelli e rientra Moriconi, terzo fallo intanto per Mattia Cappella. Primo tentativo di Marini, lungo, la palla si infrange sul ferro, va ancora Marini e fa 1-2. Questa di Stampatori, pressing alto, Moriconi su Cognini, più 15 porta Sant'Elpidio, 2-21 da giocare, Boffini in possesso di palla. Boffini, arresto e tiro da tre punti a segno, mette l'ennesimo sigillo, il capitano porta i suoi a più 18. De Angelis, Piangilla su di lui, si gira De Angelis, bella la sua conclusione, però non va a segno. Imbarazzo Stampatori, serve Sagripanti da quest'altra parte, Piangilla, Sagripanti, Boffini, gran palla sotto per Stampatori, Stampatori si gira, poi la ridà fuori a Diangilla, resto e tiro di Diangilla da tre punti, palla non va, rimbalzo preziosissimo di Sagripanti. 1:30 da giocare, 8 secondi però per tirare, perché la conclusione precedente non aveva toccato il ferro, qui c'è la bomba di Boffini, pesantissima, e c'è time out. Quando manca solamente 1:28, porta Sant'Elpidio è volato sul più 21 grazie a queste due ultime conclusioni da lunga distanza di un capitan Boffini, assolutamente top scorer dell'incontro. Manci, Biagioli, Biagioli per Marini, la penetrazione di Marini, arresto e tiro, poi il difficoltoso controllo del rimbalzo da parte di Cognini, l'alternanza dei possessi dice che la palla resta in attacco per Gualdo. Doppio cambio nelle file del Pirienzi, spazio ai giovani Raccosta e Fabiani, fuori Boffini e Stampatori. 1:14 dal termine, il margine di vantaggio per coach Cappella ci sembra piuttosto rassicurante. Tutto è pronto per la rimessa, in mani di Manci, scarico per Spigarelli, Marini, ancora il palleggio del playmaker umbro, il tiro però fuori bersaglio, gran rimbalzo attacco di Manci che poi però perde palla nel tentativo di scaricare fuori. Esce anche un sempre combattivo Riccardo Diangilla, entrato Mattia Cappella, Cognini, Moriconi su di lui, fallo di Moriconi su Cognini,
entra anche Ardenti, classe 2005 per Gualdo. Spazio a tutti i più giovani in questa finale di partita. Intanto Cognini fallisce nel primo dei suoi tiri liberi. Seconda opportunità per Filippo, sbaglia anche questa, non è fortunato in questo caso. Viaggioli per Gualdo, ormai garbage time. Ardenti per Viaggioli, la penetrazione, Mancina, la palla che rotola fuori dal campo, rimessa difensiva per Porto Sant'Elpidio. 30 secondi e 8 decimi al termine dell'incontro, più 21. Raccosta Fabiani, palleggio di Fabiani, palla toccata con il piede da Manci, la rimessa in zona attacco al Porto Sant'Elpidio con Cognini. 14 secondi per tirare, 25 alla fine dell'incontro. Fabiani per Sagripanti, Sagripanti, palla sotto ancora per Fabiani, gran palla per Cappella, se la gioca sotto canestro, poi non va a buon fine il passaggio per Raccosta che recupera palla, ma termina il tempo utile per andare al tiro. Dunque appena 5 secondi termine dell'incontro, palla controllata da Manci, invita il numero 5 Ardenti a tirare, la palla non va a segno, termina qui l'incontro. Porto Sant'Elpidio batte Gualdo 66-45 e dunque seconda vittoria in altrettante uscite per la formazione di coach Cappella. Il prossimo appuntamento mercoledì, sfida infrasettimanale contro Tolentino, e vi andiamo a leggere i tabellini della formazione di casa. Di Angilla 12, Boffini 30, Stampatori 11, Sagripanti 6, Cappella 5, De Sosa 2. Raccolgono l'applauso dei pochi presenti qui a Via Pesaro, i ragazzi in casacca bianco-azzurra. Un saluto ai nostri ascoltatori, sia da parte marchigiana che da parte umbra. E arrivederci alla prossima sfida interna del Porto Sant'Elpidio Basket. Thank you.